Bentrovati con la pagina sportiva. In arrivo una squadra che tradizionalmente è sempre stata un brutto cliente per l'Arezzo, il Follonica Gavorrano. La statistica ha un valore relativo alla pari degli algoritmi applicati al calcio, ma per una strana coincidenza il Follonica Gavorrano è una squadra che è sempre rimasta indigesta all'Arezzo. Sarà un caso, ma la squadra maremmana nei precedenti contro gli Amaranto è sempre uscita imbattuta. Doppio confronto in Serie C, finito in pareggio, vittoria e pareggio in campionato nella passata stagione, con tanto di ciliegina finale nella semifinale play-off, culminata con una netta affermazione a spese degli Amaranto, che lasciò anche pesanti strascichi in tribuna. Insomma, la squadra allenata da Massimo Bonura, che è uno che da queste parti è ben conosciuto, ha una formazione di tutto rispetto e che non nasconde le sue ambizioni. Rispetto alla stagione precedente, che finì con la vittoria anche in Coppa Italia, ha cambiato molto. In mezzo al campo non c'è più Losicco, andato a giocare in Abruzzo, se n'è andato alla Pianese l'aretino Grifoni, mentre l'attaccante Silla è approdato a Città di Castello. In compenso il DS Pippo Vetrini ha portato Marcheggiani dal Rieti, Kribek dal Trestina, Polo da San Giovanni e l'eclettico Lo Russo. Modulo speculare a quello dell'Arezzo, 4-3-3, vocazione offensiva. Indiani dovrà fare i conti anche con la Cabala, che nel calcio trova sempre il modo di fare proseliti. 99 posti a disposizione per festeggiare i 99 anni dell'Arezzo. L'evento lanciato da Orgoglio Amaranto si terrà sabato prossimo alle 20:30 nella sede della Proloco di Bagnoro. Le prenotazioni sono già iniziate e i posti per la cena si stanno via via riempendo. Alla festa saranno invitati i rappresentanti della società Amaranto, il Museo Amaranto, l'assessorato allo sport e il presidente della calcio femminile. Passiamo al Montevarchi. Cresciuto nella Juve, Thomas Fiumano cerca a Montevarchi il riscatto dopo un grave infortunio che lo ha bloccato per lungo tempo. Difensore centrale Fiumano arriva direttamente dalla Juventus. Non è la prima volta che ci sono ex juventini qua a Montevarchi. Ecco, come hai appreso questa nuova soluzione? Ringrazio comunque tutta la squadra, il direttore sportivo che crede in me. E sono molto contento di essere qui e spero di fare una buona stagione. Ecco, la tua esperienza alla Juventus è importante, giocare negli Under 23? Sì, ti fa crescere, perché comunque quando arrivi dalla primavera, secondo me il salto di qualità si deve fare e l'Under 23 è un'ottima possibilità. Per ora sono qua e gioco per questa maglia. Ecco, il Montevarchi è reduce una stagione positiva, ci sono tanti ragazzi che sono messi in mostra, per te anche un'occasione utile. Sì, anche perché so che il Montevarchi fa giocare molti giovani, li fa crescere, quindi per me è un'opportunità per crescere e aiutare la squadra. Ecco, tu sei solo un difensore che spezza, ma anche che costruisci. No, posso giocare sia 3 che a 4, sono un difensore che può costruire e gioca anche sull'anticipo, quindi posso fare entrambe le cose. Una giornata di squalifica per Francesco Amatucci contro l'Olbia, assenza forzata per il centrocampista del Montevarchi, Valotti costretto a cambiare le carte in mezzo al campo. Possibile la prima di Marcucci, centrocampista che ha le stesse caratteristiche del capitano, che ha rimediato il rosso nel finale per somma di ammonizioni. Archiviata la vittoria con l'Ostia Mare, la San Giovanese proiettata alla trasferta di Livorno, partita difficile per vari motivi. Cipriani, dopo la bella vittoria ora arriva la trasferta di Livorno, non c'è il pubblico, è un po' un'arma a doppio taglio, no? Sarebbe stato chiaramente un bel vantaggio per loro, però sarebbe stata anche una bella emozione per voi, insomma, l'ardenza piena. Sì, poi hanno anche il campo squalificato, diciamo che giocare contro Livorno non al picchi e senza stadio sicuramente perde un po' dell'ospitale che poteva essere, prossimamente giocare contro una squadra di questo blasone, contro giocatori che fino a qualche anno fa decidevano partite in categorie molto più elevate, sempre un stimolo enorme. Voi arrivate a questo match con una consapevolezza, che siete già un bel gruppo, l'avevate visto, lo si era intravisto, insomma, nel precampionato lo si è visto contro l'Ostia. Sì, ci siamo trovati subito bene, specie con i nuovi, i vecchietti, diciamo, ormai è 3 anni, 2 anni che siamo qua, siamo riusciti a integrarli, anche perché, diciamo, le regole sono poche e chiare che abbiamo tra di noi,
quindi se sei un ragazzo a posto, comunque che voglia lavorare, è molto semplice. Cosa ti aspetti a questo punto da questa stagione? La stagione è lunga, ovviamente dobbiamo andare in campo, come ha detto il mister, cercando di vincerle tutte, perché quello è l'obiettivo primario. Poi ovviamente si vedrà, sicuramente giocare contro un girone come questo, sono tante piazze, ti dà tanti stimoli, tutte le partite sono veramente aperte più che mai. Parliamo di atletica, prime gare stagionali e prime medaglie per l'Alga Atletica Arezzo. Il mese di settembre segna la ripartenza delle manifestazioni in vari meeting tra Pietrasanta, Correggio e Modena. In quest'ottica il bilancio delle prime prove è particolarmente positivo, con 4 ori, 2 con Federico Rubechini, 1 a testa con Anna Visibelli e Riccardo Cincinelli, 2 argenti con Lorenza De Silva, Daniela Brunelli e un bronzo con Luca Aspreglia Libonati. E chiudiamo con la mountain bike, grande successo per la Stracca Bike che ha festeggiato la sua 30ª edizione. Era un'edizione speciale quella di domenica scorsa, infatti si festeggiava il trentennale della Stracca Bike, una delle più belle gare di mountain bike che vengono organizzate in provincia di Arezzo, e a metterci la firma è stato Francesco Failli, l'ex professionista di Montemarciano, che è abbonato al podio più alto di questa competizione. Failli, reduce dalla vittoria della settimana precedente degli oltre 100 km della Sila Epic in Calabria, ha fatto la differenza soprattutto nella seconda parte della corsa, lunga 47 km per 1500 metri di dislivello, volando in particolare sulle dure rampe del Monte Tufone. Il portacolore della Cicli Taddei ha tagliato il traguardo dopo 2 ore 17 minuti e 38 secondi, precedendo di 1 minuto e 17 secondi Peter Meneghetti del team Passioni Faentina e di 3 minuti il compagno di colori Luca Accordi, che in volata ha avuto la meglio su Lorenzo Pierpaoli. Pronostici rispettati tra le donne, con l'affermazione di Daniela Stefanelli, che ha preceduto di oltre 6 minuti Cristiana Lippi e di 16 Chiara Tassinari. Quasi 400 gli arrivati al traguardo, considerando anche i non competitivi impegnati sul tracciato di 25 km per 700 metri. La Stracca Bike si conferma un riferimento assoluto nel panorama non solo toscano, una delle gran fondo più lunghe del nostro calendario, una manifestazione che con il passare degli anni è diventata un brand per tutto il Casentino. E con le immagini Francesco Failli, vincitore della Stracca Bike, si conclude la nostra edizione del TG Sport. Grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo domani.